Andrea Crugnola con Andrea Sassi, navigatore ed amico, col quale nel 2023 ha diviso l'abitacolo in alcune gare, nonostante la forte pioggia ha preso subito il comando della 32esima edizione del Rally dei Laghi, primo round della CRZ di zona 3, quella della Lombardia. La gara, corsa nello scorso fine settimana sugli asfalti della provincia di Varese, ha da subito definito in dominio del pilota di casa, nonché campione italiano assoluto rally in carica, che ha segnato i migliori tempi in tutte le 8 speciali in programma, rifilando agli inseguitori molti secondi in ogni tratto crono, tanto che a metà gara il suo vantaggio sul secondo in classifica era di oltre 30 secondi, ovvero una velocità in speciale superiore di un secondo al chilometro rispetto agli inseguitori, che hanno solo potuto assistere alla galoppata vincente del pilota varesino, che sale così a 3 vittorie nel rally di casa. E noi siamo riusciti a sfruttare la conoscenza comunque del mezzo, delle gomme e l'assetto che comunque con la spada ci abbiamo lavorato parecchio, e quindi abbiamo massimizzato tutto e abbiamo fatto veramente una bella gara. Con la rossa Citroen C3 Rally 2 curata da FPF Sport, il campione italiano ha maramaldeggiato senza rivali, anche verso chi, come il concittadino De Tommaso ed il pavese Scattolon, correvano su identica vettura, segnando tempi decisamente più lenti. La pioggia è stata la grande protagonista della gara varesina ed ha livellato le prestazioni, salvo per il vincitore, apparso una spanna sopra tutti. In pratica Crugnola ha effettuato un ottimo allenamento in vista del debutto nel CIR, cioè il massimo campionato tricolore tra 2 settimane al Ciocco, in Toscana, ed ha dimostrato di non avere postumi dell'incidente occorsogli a Sanremo mesi fa e di essere già con la mente proiettata alla stagione 2024, dove sarà impegnato contro i molti pretendenti al suo titolo se si guarda l'elenco iscritti al campionato. Nel 32esimo rally dei laghi, definita la posizione di vertice, si lotta per le altre 2 da podio ed è un discorso a 3 fra il biellese Pinzano, il varesino De Tommaso e il lombardo Di Palma. Il primo ad abbandonare però è proprio Di Palma, costretto da una foratura che gli costa minuti a ritirarsi prima della penultima speciale. Poi è la strada del Cuvignone, l'ultima speciale in programma, ad essere ostica a De Tommaso, che sbatte nella discesa e termina la sua gara al debutto sulla C3 della Turbocar, quando occupa il secondo posto. Pinzano sale così sulla posizione d'onore e precede Simone Miele, terzo e confortato di essere il più veloce dei piloti varesini. Siamo arrivati terzi con un po' di fortuna, siamo stati quarti tutta la gara, ci stavamo giocando la quarta posizione con Spataro, poi purtroppo lui sull'ultimo Cuvignone è uscito, ha staccato una ruota, noi abbiamo mollato i remi in barca. È andata bene, abbiamo fatto esperienza su questa nuova vettura, per noi era la prima gara, ovviamente partivamo già tra virgolette da secondi sapendo che c'era Andrea Crugnola che è in gran forma. Da quinto assoluto anche Spataro esce di strada e regala la quarta piazza a Freguglia, mentre Pensotti chiude i top 5, una manciata di secondi davanti ai varesini Ripoli Provelli e Re Regina, che terminano la bagnatissima gara di casa rispettivamente al 6° e 7° posto. In ottava posizione alla fine c'è il vogherese Scattolon, alla prima con Zanni, autore di un rally senza acuti, poiché impegnato a conoscere e trovare feeling con la C3 Rally 2. Nona posizione finale per il valtellinese Cianfanelli con Innocenti e la decima è per il comasco Luchi con a destra Marchioni. Superlativa la performance di un altro valtellinese, Moreno Cambiaghi, che a Varese, terra della sua navigatrice e compagna Giulia Paganoni, conquista l'11° posto della generale sulla 208 Rally 4. Per loro anche il primato tra le auto a 2 ruote motrici e buon viatico in vista del tricolore 2024 nella stessa categoria. Alle loro spalle un forte applauso va a Denunzio e Nico, autori di una prova mostro sulla piccola Clio Rally 5 della Gima, poiché il loro totale tempi li issa alla fine in 12ª posizione assoluta. Altri vincenti di classe sono Musetti Muzzi in R3C, mentre Vagliani e Capilli lo sono tra le Clio Super 1600.
Tra questi vincitori di classe, in tredicesima posizione conclude il bergamasco Locatelli, che scivola dalla quasi certezza della decima per il tempo imposto nell'ultima speciale, decisione che lo penalizza non poco, anche se il gentleman driver non trova scuse ed ammette di non aver avuto feeling con la Skoda sotto la pioggia. Il rally dell'Aghi è un rally che non è andato benissimo per più situazioni. Allora, innanzitutto la pioggia ha veramente caratterizzato il rally e reso difficile in modo particolare la guida e la prestazione. Ovvio, io pago pegno nel fatto che non ho una grandissima esperienza su bagnato e soprattutto mi mancava questa attitudine e facilità di guida su bagnato. Abbiamo fatto comunque il nostro meglio, però c'è da dire, livello altissimo perché avevamo molti piloti che faranno il campionato del CIR e quindi sono venuti a correre un rally di categoria inferiore, complicando le nostre prestazioni o mettendo in difficoltà noi per avere le prestazioni. Alla mattina abbiamo avuto un problema di motore, quindi la macchina soffriva e non riusciva a esprimere potenza e di conseguenza nelle prime due prove abbiamo fatto un po' fatica a uscire dalle prove. Ecco, la macchina, ripeto, non andava di potenza, quindi ci mancavano cavalli. Abbiamo fatto poi il terzo passaggio, è andato abbastanza bene, ci sono andati in assistenza, abbiamo sistemato la problematica, abbiamo fatto le altre due prove sotto il delivio universale, quindi in condizioni veramente difficili, per poi arrivare a fare la terza prova. Eravamo, ormai avevamo recuperato, eravamo undicesimi quando noi siamo usciti dalla seconda prova e poi c'è stato Tommaso che ha picchiato e quindi in conseguenza ha annullato la prova. Bandiera rossa, 20 e passa macchine si è rimasti bloccati in prova, quindi penalizzato noi mettendo tempi imposti, tra l'altro con dei calcoli poco comprensivi, molto penalizzanti, e siamo finiti tredicesimi invece che addirittura decimi se la prova andava come pensavamo noi. Però tutto questo non giustifica il fatto che non abbiamo corso benissimo e ho fatto fatica a prendere ritmo, ho fatto fatica a prendere velocità, non c'era niente che andava perfetto questa gara, quindi gara che giudico non troppo bene, gara che non mi sono divertito perché poi la pioggia ti costringe a guidare attento e accorto, quindi il pericolo era sempre dietro l'angolo, quindi non mi sono neanche divertito. Locatelli però potrà rifarsi subito nel prossimo fine settimana, partecipando con una delle nuove Fabie RS di Pia Racing al Rally del Bardolino, un nazionale su asfalto con percorso nella provincia veronese. Concludiamo servizio sul 32esimo Rally dei Laghi, indicando che dei 105 partiti solo 74 tagliano il traguardo di Piazza Montegrappa in centro a Varese, seguiti subito dopo dai protagonisti del sesto rally storico, vinto dai coniugi di Brenta, Mazzetti e Landolina, per la prima volta a bordo di una Peugeot 309 GTI, che staccano di 2 minuti 43,2 secondi un'altra coppia Evergreen, gli Orobici, Lozza e Fiorendi, in gara con l'Opel Kadett GSI. Più indietro, ma anche loro sul podio, Sartoris e Guerra. Nella gara di regolarità, infine, successo della Porsche 914 di Marcello e Carlo Costadoni, che precedono Regalia ed Aspesi su Opel Kadett PF Coupé, e di superlativo Franca Bandiera, coadiuvato da Aries su Fiat 131 Abarth.